Grazie. Grazie Marina, passo la parola a Stefania Scari che si è veramente spesa molto per la promozione di questa iniziativa. Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, mi fa veramente piacere che ci sia oggi questo momento di confronto e soprattutto di apertura di coscienze e soprattutto di informazione libera, informazione che è un grave problema del nostro paese in quanto è un'informazione che arriva molto spesso deviata e non sempre libera. Anch'io ringrazio anche Marina per aver ricordato che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È bene ricordarlo perché nel nostro paese viene uccisa una donna ogni 2 giorni, è letteralmente un massacro. Dall'inizio di gennaio sono 108 le donne uccise e quello che bisogna ricordare è anche che dietro a queste donne ci sono spesso dei bambini che cresceranno senza una mamma e ci sono delle famiglie letteralmente devastate, quindi è bene sempre ricordarlo. In Parlamento c'è oggi in discussione, o almeno cerchiamo di portare all'attenzione una proposta di legge che vuole introdurre in modo sistemico e continuativo l'educazione affettiva e sessuale dai primi banchi di scuola, perché sono oltre 50 anni che si scrivono leggi in tema di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo, credo, la migliore normativa a livello veramente europeo. Il problema però deriva da una mancata formazione degli operatori che ruotano attorno al fenomeno della violenza, che non sempre sono preparati, non sempre sono competenti. Ovviamente bisogna studiare, il primo che deve studiare è il legislatore quando scrive le leggi e anche tutti gli altri che poi le devono applicare, altrimenti si crea un corto circuito. Però dopo 50 anni di leggi, ancora oggi una donna su due, insomma una viene uccisa, bisogna fare una rivoluzione culturale per smantellare appunto tutti quegli stereotipi, pregiudizi, discriminazioni, omertà, incapacità di amare che ancora oggi sono presenti e che non vengono abbattuti con le leggi, ma con un'educazione al rispetto di se stessi e degli altri, con un'educazione al rispetto della persona e soprattutto saper gestire anche i sentimenti più negativi che fanno parte della nostra vita, che sono la rabbia, e saper contenere la rabbia e saper contenere un rifiuto che assolutamente sono parte della nostra vita. E in questo modo si rendono degli adulti responsabili, altrimenti se non si fa questa rivoluzione culturale, mi dispiace dirlo, ma saremo sempre una di meno e la responsabilità in primis deve essere della politica. Detto questo, ringrazio molto veramente per questo momento, perché vuole essere un dialogo con i cittadini e le cittadine per rappresentare una situazione che è un'anomalia modenese per il numero e l'estremo quantitativo di imputati che sono coinvolti, ma in realtà è un'anomalia diventata norma a livello nazionale. Io dal 2018 sono in Parlamento, sto prestando un servizio temporaneo allo Stato e ho presentato centinaia di interrogazioni per sollevare appunto le condizioni in alcuni casi disumane, disastrose, inidonee, non dignitose in cui versano i lavoratori e le lavoratrici. E questo è veramente un lavoro di ascolto, grazie ai sindacati, ringrazio veramente il SICOBAS con cui in tante occasioni abbiamo avuto modo di confrontarci in modo assolutamente apolitico ma soprattutto imparziale, ma sul merito del tema e del contenuto, che è una lotta comune, ossia la tutela del diritto del lavoro dignitoso. E abbiamo portato all'attenzione del Ministero quello che veramente si verifica nella maggior parte delle aziende, ossia una illegalità contrattuale, la volontà di inquadrare con un contratto di lavoro non idoneo il lavoratore e quindi un abuso di quello che è il contratto multiservizi, quando il lavoro che viene svolto è veramente tutt'altro.
a seguito di questi confronti in cui emergevano condizioni veramente difficili, di turni massacranti, veramente disumani, con chiamate all'orario di lavoro fatto addirittura la notte stessa per il mattino dopo, mancato riconoscimento dello straordinario, delle ferie, della malattia, condizioni punitive qualora un lavoratore o una lavoratrice chiedesse dei permessi giustificati anche per la salute, per condizioni personali, e quindi con il ricatto e la punizione, la difficoltà di scegliere liberamente il proprio sindacato, se magari quel sindacato non è gradito all'azienda, quindi con pressioni per non aderire a un determinato sindacato. Ecco, tutte queste ovviamente richieste di aiuto da parte delle istituzioni sono state tradotte in interrogazioni parlamentari e in una proposta di legge che è contro il caporalato industriale, che è una forma di sfruttamento legalizzata ma soprattutto strutturata e ad oggi attuale, che vede al centro appalti di dubbia legittimità. E questa è una procedura utilizzata soprattutto nella nostra regione, l'Emilia-Romagna, questa Emilia-Romagna così democratica, che però purtroppo utilizza questo sistema di appalti e subappalti a cascata. Abbiamo un'azienda madre, una multinazionale, che appalta un'altra azienda, di solito una SRL, la quale a sua volta subappalta a cooperative. Queste cooperative purtroppo ogni 2-3 anni ruotano e non sempre hanno a capo i diretti interessati, ma delle teste di legno, dei prestanome. Queste cooperative ogni 2-3 anni falliscono, spariscono, non pagano i lavoratori, non pagano i contributi, non pagano le tasse, creando veramente un cortocircuito nel mondo lavorativo e gettando intere persone su una strada con alle spalle delle famiglie e soprattutto dei minori, e una situazione di disperazione, di sofferenza totale veramente per le condizioni disumane. Questa proposta di lavoro vuole proprio evitare il realizzarsi di queste condizioni e mi auguro, visto che ad oggi è calendarizzata, vuol dire all'esame della Commissione Lavoro, possa avere una soluzione, possa vedere la luce per evitare queste esternalizzazioni che diventano abusanti e diventano illegittime, soprattutto un massacro per i lavoratori e le lavoratrici. Quindi questa è un'altra proposta che noi abbiamo depositato. Abbiamo depositato numerose interrogazioni, ripeto, anche sulla contestazione della violazione della nostra Costituzione, in particolare la criminalizzazione che oggi viene fatta del diritto di sciopero. Un diritto costituzionalmente tutelato, ma che viene letteralmente abbattuto perché viene considerato un abuso, viene considerato una violazione dell'azienda alla sua produttività, perché oggi al centro di tutto c'è la produttività, il produrre, in cui i lavoratori in questo contesto sono solo dei numeri fungibili, interscambiabili e sostituibili con altri indifferentemente, quindi letteralmente abbattuta la persona, l'essere umano, ma solamente riconosciuto il numero in quella funzione lavorativa. E quindi anche questo necessita di una cultura che deve essere a monte, una rivoluzione culturale del rispetto della persona che lavora e ovviamente del rispetto del suo ruolo all'interno del lavoro, che grazie al suo ruolo che un'azienda cresce, matura e magari ha dei successi. E quindi anche questo l'abbiamo segnalato più volte, che non è possibile sanzionare, criminalizzare, penalizzare, processare, punire lavoratori che stanno esercitando un diritto di sciopero. A questo si aggiunge ovviamente la richiesta di prevedere, cerco di chiudere il cerchio, un salario minimo. Questa è una proposta di legge che è calendarizzata dal 2013 dal Movimento 5 Stelle, ma che non deve avere colore politico. Sono state fatti dei tavoli per portare ad oggi un testo base unico in cui al di sotto dei 9 euro, che possono essere 10, 11, si può ragionare, ma al di sotto di quella soglia non si va, perché sennò è sfruttamento. Il problema è che oggi questa proposta di legge vede un articolo 1 del Presidente della Commissione Lavoro che di fatto
vuole riportare il salario minimo su delega governativa. Quindi cosa si fa? Non si dice apertamente ai cittadini e cittadine voglio abbattere, annullare il salario minimo, perché sarebbe ovviamente troppo plateale, ma si dice vedremo, forse un giorno si farà. Di fatto non c'è la volontà politica di dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, e questo è molto grave, e anche oggi questa conferenza è importante per avere una rivoluzione personale da parte di cittadini e cittadine che hanno e lavorano in fabbrica e hanno bisogno ovviamente di sapere queste informazioni. Io ci tengo a dire che ovviamente le cose da fare sono veramente tante, questi momenti di confronto sono fondamentali, e ringrazio anche i nostri consiglieri Erika Manenti, Giovanni Siringardi, Andrea Giordani, che sono sempre presenti, e abbiamo sempre cercato di andare veramente nei momenti di incontro, nelle fabbriche, e quindi insomma abbiamo cercato di fare il possibile. Grazie ancora, facciamo rete perché ce n'è veramente bisogno. Grazie. Aggiungo ai saluti anche i nostri saluti a Cristina Puntavalla, già candidata per l'Altra Europa con Tsipras alle elezioni in Emilia Romagna, e querelata dai Capizzi, possiamo dirlo, insomma, nel lungo elenco di querelati c'è anche lei. Passo la palla al dottor Ludovico Bin dell'Università di Modena, e lo ringrazio particolarmente perché vi assicuro che oggi è difficilissimo trovare persone in ambito accademico che si espongano e ci mettano la faccia su temi un po' delicati, un po' sensibili, come è stata anche per la vicenda della strage del carcere di Sant'Anna. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie davvero invece a voi per avermi invitato. È vero, sono rare le occasioni in cui l'università ha davvero la possibilità di dialogare da vicino con la cittadinanza, e sono molto contento di farmi promotore di questo dialogo. Aggiungo che in effetti, per quello che riguarda la mia categoria, che è la categoria dei giuristi, in particolare dei penalisti, io penso che sia, personalmente penso che sia assordante l'assenza dei giuristi nel dibattito pubblico, che non vengono quasi mai interpellati, né evidentemente si fanno interpellare, per cui anzi ben venga se questa non sarà, diciamo, un'iniziativa isolata. Io sono ricercatore di diritto penale, per cui sono un tecnico in questa materia, non conosco da vicino le carte processuali dei processi che sono stati nominati, conosco l'evoluzione del diritto penale riguardo lo sciopero, e su questo vi annoierò qualche minuto. Però a costo di sembrare un po' lezioso, vorrei partire dal leggervi un paio di righe, un piccolo passo, da un libro che sicuramente conoscete, che poi vi dirò qual è. Metti che tu hai lavoro per un operaio, e che per avere quel posto si presenta solo uno. Ti tocca dargli la paga che vuole. Ma metti che si presenti un incendio. Il ragazzo posò la raspa, il suo sguardo si indurì e la sua voce si inasprì. Metti che quel posto lo vogliono in 100. Metti che quei 100 hanno dei bambini e che quei bambini sono affamati. Metti che 10 centesimi bastano per comprare un po' di farina di mais a quei bambini. Metti che 5 centesimi bastano per fargli mettere almeno qualcosa sotto i denti. E per quel posto si sono presentati in 100. Tu offri 5 centesimi e vedi se non si ammazzano tra loro per avere i tuoi 5 centesimi. Questo è Furore di Steinbeck, è un libro che descrive con una crudezza spietata qual è la logica che sospinge il capitalismo. È una logica che sospinge un abbraccio mortale fra l'industria, fra i datori di lavoro, fra la parte, diciamo, produttiva di economia e ricchezza, e lo Stato. È fisiologico, il capitalismo spinge questo abbraccio mortale. In quel libro viene raccontato veramente con momenti di crudeltà, più che di crudezza. Che cosa succede se questo abbraccio non viene spezzato? I lavoratori sono oggetto di repressione totale. La polizia è al servizio dei datori di lavoro. Manganella picchia, uccide chiunque osi anche soltanto avviare un'iniziativa sindacale. Questo perché ve l'ho raccontato.
perché ci fa capire qual è la cultura nella quale siamo immersi. È una cultura che porta a far pensare che chi si oppone alla classe dirigente, alla classe industriale, sia dalla parte del torto, evidentemente. Perché domina questa cultura, e noi siamo portati a pensare che quando si sciopera probabilmente si stanno violando, come giustamente mi ha detto poco fa, si stanno violando i diritti di produttività, economici degli imprenditori. Per accorgersi di questa cultura basti pensare che il reato che viene più spesso contestato agli scioperanti, che è appunto la violenza privata, è punita meno gravemente rispetto all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'articolo 603 bis del codice penale ha una pena che è sostanzialmente il doppio della violenza privata e punisce l'altra faccia della medaglia, punisce il datore di lavoro che sfrutta il lavoratore, con pratiche assimilabili a quelle che abbiamo appena sentito, gli appalti fittizi, interposizione fittizia, allo scopo di obbligare i lavoratori ad accettare condizioni al di sotto degli standard. Questo è un reato ed è punito ben più gravemente dalla violenza privata. Perché quando la polizia arriva sul luogo di lavoro pensa alla violenza privata e non pensa allo sfruttamento di lavoro? È una questione evidentemente culturale. E non è un caso che la lotta sindacale sia stata bandita proprio nel momento in cui il regime fascista è entrato nel vivo, nel 1926, siamo all'indomani delle leggi fascistissime, siamo in pieno periodo delle leggi fascistissime, vengono istituite le corporazioni, lo sciopero diventa reato. È interessante leggere la relazione del codice Rocco, il codice penale del 1930, che è ancora oggi in vigore. Viene penalizzato lo sciopero sia nel pubblico che nel privato per segnare un netto trapasso fra due regimi, quello democratico liberale precedente e quello fascista, e porre un energico disconoscimento del principio democratico che all'opposto ammetteva la libertà di coalizione di sciopero. Il diritto di sciopero è la base di uno Stato democratico, per questo il codice penale fascista lo abolisce. Tant'è che le corporazioni sono state abolite prima ancora che entrasse in vigore la Costituzione, appena che ha avuto il fascismo. Appena la Corte Costituzionale è entrata in funzioni nel 1956, nel giro di 4 anni, sono cadute le norme che punivano lo sciopero. Nel 1960 la prima che abolisce lo sciopero dei privati. Ad oggi sono state abolite tutte le fattispecie pensate proprio per lo sciopero, sono rimaste quelle per i scioperi pubblici, lì c'è una legge che disciplina lo sciopero nei servizi di pubblica necessità, ma è una questione diversa, evidentemente. Oggi è indubbio che la Costituzione riconosca il diritto allo sciopero, lo fa espressamente l'articolo 40 del resto. Però a questo punto il discorso diventa un po' più tecnico. Perché? Perché non esistono diritti assoluti, tiranni, come si dice, nemmeno il diritto alla vita, se noi pensiamo ai diritti più importanti, nemmeno il diritto alla vita è assoluto, è inviolabile. Si può uccidere legittimamente per difendersi, per esempio. Devono ricorrere naturalmente a determinate condizioni, però in qualche caso è lecito uccidere. Per cui nessun diritto in realtà è esente da un necessario bilanciamento con altri interessi. E questo è stato al centro di una giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha cercato di segnare quali sono i limiti del diritto allo sciopero. Noi sappiamo oggi che lo sciopero è un diritto fondamentale, però non può essere esercitato in qualsiasi forma. La libertà e il diritto di sciopero finiscono laddove iniziano diritti confliggenti. Ma quali diritti? Tutti i diritti, evidentemente no, soltanto diritti di pari grado, diritti così importanti. Se noi leggiamo la giurisprudenza costituzionale ci accorgiamo che questi diritti sono sostanzialmente l'incolumità personale che è garantita a ciascuno di noi, per cui lo sciopero non può legittimamente portare a lesioni dell'incolumità personale o della vita dei lavoratori che non aderiscono, dei datori di lavoro, delle forze di polizia, questo è evidente. Né, d'altra parte, è possibile limitare, questo vediamo fino a che punto è vero, limitare la libertà negativa di sciopero, cioè il diritto di non scioperare. Se uno non vuole scioperare deve essere libero di non farlo, benissimo. Per cui quando io organizzo un picchetto sto impedendo ai lavoratori che non vogliono aderire di lavorare, violo un loro diritto, però lo faccio esercitando un diritto costituzionalmente garantito. Come si risolve questo conflitto di interessi?
Noi troviamo una norma al codice penale che è proprio la violenza privata, l'articolo 610 del codice penale, che viene in effetti contestata quasi sempre. È una norma che punisce chi con violenza o minaccia costringe taluno a fare, tollerare o omettere qualche cosa. Cioè io con violenza o minaccia costringo i lavoratori che non vogliono scioperare a sottostare allo sciopero, così come costringo i datori di lavoro, ma quello è un altro problema, perché il loro diritto, il diritto di iniziativa economica, soccombe rispetto al diritto allo sciopero, questo è evidente. Arriviamo quindi al problema, violenza o minaccia, questo richiede la fattispecie penale, violenza o minaccia. La resistenza passiva non è violenza o minaccia, non dovrebbe esserlo, teoricamente. E qui si innesta una giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è l'organo che si occupa di assicurare non soltanto l'ultimo grado di giudizio, ma anche l'uniformità del delitto. E negli ultimi decenni la Corte di Cassazione ha sostanzialmente spiritualizzato, volatilizzato il concetto di violenza e minaccia. Non esiste più, è impalpabile, non soltanto riguardo alla violenza privata, anche in altri settori parimenti problematici. Faccio un esempio per farvi capire che non è un problema che nasce questo, almeno dalla cultura capitalista. La violenza sessuale è un reato che è punito se commesso con violenza o minaccia. Oggi quel requisito, nell'applicazione ai casi concreti, è sostanzialmente sparito. Cosa succede se io ho un rapporto sessuale con una persona priva di sensi? Non c'è né violenza né minaccia. Però vogliamo dire che non è uno stupro? Qui evidentemente forse c'è un problema anche di legislazione, la norma è antiquata, non funziona più. Oggi sappiamo che ci sono tante forme larvate di violenza che non per forza si esplicano in forma fisica, che dovrebbero essere sicuramente inserite in una norma come quella sulla violenza sessuale. Però questo non riguarda il diritto di sciopero, evidentemente. C'è un caso interessante che conoscete già, quello deciso di recente dal Tribunale di Brescia. Anche lì erano state contestate violenza privata, resistenza pubblica ufficiale a una serie di manifestanti che avevano organizzato una serie di picchetti. Picchetti non violenti che impedivano l'accesso e l'uscita dai cancelli dei camion che trasportavano i prodotti di questa azienda. Contestazione, naturalmente, a parte il processo ci sono una trentina, una cinquantina di imputati, adesso non ricordo. In questa sentenza si legge, del Tribunale di Brescia, la resistenza passiva non può essere considerata violenza. Il senso della violenza privata sta nel suo nome. È la violenza con cui si costringe taluno a fare o mettere o tollerare qualche cosa che è penalmente illecita. Non il semplice convincimento. Perché se no, ogni volta che io esercito una pressione psicologica di qualsiasi tipo come un reato, ma non avrebbe nessun senso. Nel capo di imputazione si legge che la violenza sarebbe consistita nell'ostruire con le proprie persone gli accessi dei cancelli Carrai. Se questa è violenza, so, per minaccia si intenderà probabilmente anche il semplice respirare, evidentemente. Dove sta la violenza, che è la caratteristica principale di questo reato? Evidentemente non c'è. Ora, il Tribunale di Brescia sostiene che comunque il picchetto sia in qualche modo illecito, nel senso che produce un danno extracontrattuale per i lavoratori che non riescono a lavorare, pur volendo. Benissimo, è una responsabilità civile, non è una responsabilità penale. Il diritto penale non dovrebbe entrare laddove non ci siano effettivamente violenza e minaccia. E questo poi si porta dietro anche un'altra conseguenza. L'articolo 27 della Costituzione sancisce il principio per cui la responsabilità penale è personale. Ora, se il picchetto in sé non può essere considerato violenza o minaccia, la violenza deve essere concretamente posta in essere da una persona e bisogna capire se c'è stato, ma bisogna riconoscere le persone. Non si può dire tu partecipavi, l'ostruzione è violenza per cui sei responsabile, no. Se la violenza e la minaccia devono essere concretamente accertate, ci vogliono prove. Spesso ci sono filmati, così via, però bisogna che la responsabilità sia accertata individualmente. Ora,
è vero che i diritti, anche i diritti negativi dei lavoratori vanno rispettati. Se io voglio lavorare devo essere libero di farlo. D'altra parte però la battaglia sindacale qualche volta impone sacrifici di questo tipo, e questo deve essere ritenuto lecito dal punto di vista penale. Perché non è così? Qual è il motivo? Ve l'ho già detto in realtà. Da una parte è una giurisprudenza decennale della Corte di Cassazione che non muove da questo proposito, nasce da una tendenza a ignorare principi cardine come il principio di legalità, e questo ha qualche effetto benefico in qualche caso perché sopperisce alle evidenti lacune della normativa sulla violenza sessuale. Dall'altro però poi non ci possiamo stupire se ha anche ricadute negative, per cui quando leggiamo di violazioni di principi costituzionali, anche se queste violazioni nel caso specifico ci trovano d'accordo, dobbiamo comunque essere attenti, guardare con sguardo critico queste operazioni. Nel caso della violenza sessuale possiamo essere d'accordo, non di meno è stato violato il principio di legalità, è scomparso un requisito che invece è richiesto dalla fattispecie, testualmente. Nessuno alza il dito. Poi però che cosa succede? Che quando quella stessa cosa accade rispetto al diritto di sciopero, come facciamo a dire che quella impostazione è sbagliata? Dobbiamo partire da più lontano, ma questo è un tema naturalmente che riguarda soprattutto noi giuristi, evidentemente, e la classe politica in secondo luogo. D'altra parte, se questo modo di applicare la violenza privata non cambia, io adesso non so come andrà a finire naturalmente la vicenda modenese, mi auguro, come già è successo, che ci sia una soluzione. Questa sarebbe naturalmente l'ipotesi, da un punto di vista tecnico, sicuramente più corretta. Succederà? Non lo sappiamo. Sappiamo però che soltanto il rischio che nasce da questa sorta di indeterminatezza, perché da una parte abbiamo il Tribunale di Brescia che assolve, dall'altra la Cassazione che dice la violenza non serve, per cui noi non sappiamo oggi dire se un picchetto non violento sarà punito in sede penale oppure no, e questo provoca un inaccettabile chilling effect, si chiama, cioè un effetto di raffreddamento. Io tendenzialmente, siccome so che rischio, per quanto ingiustamente, una sanzione penale, forse ci penserò due volte la prossima volta a partecipare a un picchetto, non tutti naturalmente. Però sui grandi numeri questo può avere un effetto, ed è un effetto inaccettabile, evidentemente. E allora, io non posso naturalmente che rivolgere un invito, ma non è questa naturalmente la sede, ma lo faccio comunque. Questa giurisprudenza deve cambiare, non è accettabile, perché altrimenti la giustizia diventa sostanzialmente complice, parte attiva in questo conflitto, dalla parte naturalmente del datore di lavoro, e questo evidentemente produce un riavvicinamento a quelle stesse logiche autoritarie che avevano bandito completamente il diritto di sciopero, che oggi naturalmente è inaccettabile. Vi ringrazio per l'attenzione.